Ed eccoci ritornati in diretta da Calangianus. Siamo al venerdì, un venerdì di fuoco, perché almeno un venerdì di fuoco nella prima parte della giornata, perché sancisce chi dei vari team approderà al girone finale, quindi agli ottavi di finale che si giocheranno oggi nel pomeriggio. Quindi adesso i giochi si fanno seri, si cominciano a fare i conti, insomma, poi per i conti magari c'è Nicola, ma qua ce ne sono tanti che fanno bene i conti. I conti per la carambola assolutamente no, troppo difficile, questa è troppo difficile. Diamo il compito di tutto ciò, di questo onere importante ai nostri contatori ufficiali, che per questa manifestazione è Andrea Ivaldi, quindi sì, lasciamo i conti a lui, che è un espertissimo tra medie, carambole e quant'altro. Allora, comunque, come potete vedere dalle immagini, Nicola ha passato la notte. Sì, ho passato la notte, sono vivo, che non è poco. Sì. Magari ho fatto dormire poco te, però io ho dormito e sto un fiore, socio. No, ma non hai capito, hai passato la notte per quel motivo lì, cioè io non ti ho ammazzato stanotte, quindi... Non grazie, per quello, ci mancherebbe. Come sei umano, sir. No, più che altro ti voglio bene. Un'altra qualsiasi persona, tua moglie, te lo garantisco, stanotte ti sopprimeva. Vabbè. E allora c'è Tom Ruban in regia, abbiamo Daniel Bozza alle soggettive e un bell'incontro tra... Eccolo qua. C'è in campo il campione del mondo 2017, Alejandro Martinotti, campione del mondo a Nicosia in finalissima con Michelangelo. Eccola lì, la spillina del campione del mondo. No, ma mica invidia la mia. No. Assolutamente, sulla sinistra dell'inquadratura e adesso in movimento vedete Giuseppe Caristi, mentre sulla sinistra l'arbitro dovrebbe essere Lucchese. Giusto? Vito Lucchese. Vito Lucchese. Esatto, tutto è pronto, ultimi secondi di prova, eccolo inquadrato, l'arbitro Lucchese. Allora, a chi sono accoppiati? Alejandro Martinotti è accoppiato con Catano, che colombiano. È un colombiano. Quindi coppia tutta sudamericana, Argentina-Colombia. Sorvegliato speciale, parlano un gran bene. Questo ragazzo, Catano, è uno dei pochi ad aver fatto la super serie, mi sembra. Il colombiano, comunque, Ubernei Catano. 28 carambole. 28 le ha fatte Fortom. Sì. Però di questo Catano parlano benissimo. Dall'altra parte invece c'è Truong in coppia con Thomas Primón. Thomas Primón molto abituato ai palcoscenici internazionali, lui che di lavoro proprio fa il istruttore di biliardo, più che altro lo fa in giro per l'Europa. Eccolo lì, inquadrato dalle nostre telecamere. Thomas Primón. Sì, un ragazzo davvero squisito, Thomas, educatissimo, insomma, sia dentro che fuori il biliardo, insomma, una persona davvero molto gentile e sempre molto disponibile. Disponibilissimo, lui a volte entra e non te ne accorgi perché lui non cammina, lievita. No, è... Fisico perfetto, un po' di invidia. Capito? Sì, no, diciamo che brutto non l'ha accompagnato quando capitava di essere in giro per l'Italia, di essere in compagnia femminile, fai sempre secondo, cioè, prendi gli scarti, facciamo anche terzo o quarto, non penso di mettere il gradino sul podio, lì il podio se lo prende da solo, speriamo almeno abbia non qualche ho capito differenza. Cosa stiamo attendendo? Stiamo aspettando che arrivi Truong. Eccolo, è arrivato. Anche con una corsetta. Eh sì, Truong, che è... i lineamenti sono orientali, quindi parliamo, vediamo se ha qualche simbolo sulla maglia. Vietnamita, dai, la butto là. Dici vietnamita? Allora. Oh, vietnamita, grande, socio, grande.
Che classe, Sosho. Allora, si può nascondere niente. Per chi non ci avesse seguito ieri, e vi tiriamo le orecchie se non ci avete seguiti, vi ricordiamo la formula. Si parte sempre a carambola, 25 carambole senza pareggiamento, e poi si va all'italiana ai 200 punti, Akita la biglia gialla, quindi c'è alternanza anche nell'Akito, all'italiana intendo, e non è possibile realizzare punti validi. Primo punto per Trong. E tra l'altro gioca in maniera impeccabile anche la biglia 2. Comunque adesso ho capito perché nei tavoli, ieri sera guardavo un po', forse un po' di Zanetti su altre piattaforme, ho capito perché riesci male, si fa male l'americana a rimanere in buca di centro, diciamo, perché queste sponde qua rientrano di più, quindi te la drizzano di più la traiettoria. Vediamo se ci arriva di 3, no, ci arriva di 2. Qui ho questo plus. Qui un errore abbastanza vistoso. Insomma, non mi aspettavo che non facesse questa carambola per un carambolista di questa specialità. Vediamo se va di sponda palla a fare poi lunga, quindi la rossa la 2 e poi lunga corta. Secondo me gioca lo sfaccio, socio. Lunga, lunga, corta, lunga con la gialla. Forse non ha giocato quella che dicevo io perché aveva paura di portare via la bianca con la 2. Esatto. Aveva poca fessura per mandare la rossa. Qui ha spinto troppo, quindi ha trovato la seconda lunga troppo in angolo e l'effetto si è sviluppato, tanto non fa di chiudere la carambola. Gestire questa vicinanza tra le biglie. Trong. Un giro piccolo, credo. Sì. Lunga, corta, lunga per arrivare. Anche qua ci va diretta. Oh, vediamo se la fa di carré. Insomma, sarebbe stata sicuramente un regalone, un super premio. Allora, intanto che l'incontro entra nel vivo, abbiamo letto. Cioè, ho letto ieri sera, mentre aspettavo il prete. Che brutta persona. Ho letto un po' di commenti. Allora, vabbè, intanto ringraziamo chi ci ha fatto i complimenti. Ora, i complimenti ci sembrano troppo, veramente troppo esagerati, nel senso, non siamo, l'abbiamo detto all'inizio, non siamo dei puristi, intanto bello questa... Però è chiaro che se cominciamo a guardarla, probabilmente conoscendo discretamente il biliardo, anche io e Nicola possiamo rischiare di indovinare qualcosa. Per quanto riguarda le terminologie, ad esempio, adesso mi viene in mente, l'avevo in mente, cos'è che ti avevo detto? Ah, il dribbling. Il dribbling, che ci è stato scritto e detto, che si chiama anticipo, noi ve lo diciamo per come l'abbiamo imparato, nel senso che abbiamo dovuto cercare delle figure mentali o dei nomi, no, che ci facessero ricordare dei tiri che non abbiamo questo mai visto. Questo ce l'ha detto proprio Roberto Turlà, tra l'altro, che lui lo usa proprio per trasmettere questa cosa, questa figura della scarsa di 2 con la 1 che gli passa davanti, no? E sembra un dribbling, ecco, che poi si chiami anticipo, l'ho appreso ieri sera e Era per chiarire. Ci dispiace per i puristi della carambola a tre sponde, però ripeto. Chiaramente se abbiamo Turlà o Zanetti al commento, chiaramente è normale che la qualità tecnica del commento è alta. Se ci siamo solo io e Gianluca, facciamo quel che possiamo e quel che ci hanno insegnato, se ce lo ricordiamo. Ora la memoria l'abbiamo abbastanza buona, però veramente è difficile sviscerare tutta la carambola a tre sponde in quattro giorni. Poi dovete anche ricordare che ci può essere la stessa cosa al contrario. Ho parlato ad esempio ieri con Salvo Papa, no? E mi era già successo di farci qualche viaggio in navetta
dovete pensare anche al contrario, cioè Salvo Papa non ha mai fatto cadere un birillo in vita sua. Un birillo per sua stessa missione fa, io non ho mai fatto cadere un birillo. Se a Salvo Papa gli dici di tirare una garuffa, sì, probabilmente non è che non sa dove tirare, ma non sbaglia di un diamante, però di sicuro, insomma. Ma se non hai riferimenti, è chiaro, certo. Ad ognuno il suo, questo è il bello di questa specialità, e questo è il lato positivo di quello che volevo dire, come abbiamo detto ieri con Gigi Bertoni, che è un abbraccio. Ieri ho usato un paragone che mi è molto piaciuto. Non so se ti è mai capitato di vedere quel filmato dei due mari, quei ragazzi pisani che seguiamo, che vanno in giro nel mondo col campo. Sì, sì. Sono andato a vedere il punto dove due mari si incontrano ma non si mescolano. Ecco, questa formula sono quei due mari lì. E probabilmente è una cosa positiva per il biliardo, perché ognuno gioca la specialità dove è bravo, però assapora anche l'altra, e può essere un modo di portare avanti il biliardo. Assolutamente sì. Per noi il sogno è quello che magari, vedendo queste immagini dall'altra parte del mondo, dove chiaramente c'è un'utenza che non, per numeri ragionabili in miliardi e non in milioni di persone, chissà che. Ecco, fondamentalmente io tendo sempre, sai, sono un positivone, socio. Quindi, dai, prendiamo il buono. Poi insomma, si parla sempre di biliardo e l'attrezzo e le bilie sono le stesse, quindi sì, sarebbe un controsenso non provare a farle incrociare. Se vogliamo, guarda, gli ospiti di questo biliardo siamo noi, nel senso che questo biliardo è giovane per la nostra esperienza. Noi abbiamo cominciato a giocarci definitivamente in modo completo nell'87, 86-87, e abbiamo cominciato a vederlo nelle sale italiane in pochi casi nell'85. Quindi non siamo neanche, sì, siamo al quarantennio più o meno, però gli ospiti di questo biliardo siamo noi. Ricordiamo che noi siamo nati sui biliardoni, sul biliardo con le sponde tamburate, e non c'è neanche analogia col casin, perché il casin, sì, si giocava col biliardo con le sei buche, si è giocato in Argentina fino a poco tempo fa, però era forse la cosa migliore, era un ibrido, perché aveva le sei buche, però le sponde erano queste. Cioè, palle grandi, ma le sponde queste qua. Guarda che barbatrucco questo qua. Eh sì, anche se sì, dai, certo, per un pelo non aveva toccato la gialla all'andata. Poi sicuramente poteva essere anche un'eventualità del tiro, perché la rossa era ben attaccata a sponda, vedi? Vediamo un replay. Ci stava, insomma, sì, di poter prendere questo rimpallo e che la bianca ritornasse verso la gialla. Eccolo qua. Questo, diciamo, eccolo qua il dribbling. Ha invertito la 2 e la 3 nel corso del viaggio, però insomma poi alla fine è andata a buon fine. Ancora segno Truong. Qui trasponde naturale, sinistra di rossa. Vediamo come conduce dove porterà la rossa. Decide di portarla classica mano verso il centro del tavolo. Ottima ancora questa manovra di Truong. 5-4 il parziale, serie aperta di 3. Vediamo quale deciderà di usare come 2. Quella rossa è abbastanza vicina a sponda, ma girare largo no, deve andarci di 3. C'è poco di 3 dalla sinistra della gialla. Ah, di tante lunghe, questo era abbastanza complicato, con questo culé vicino a sponda era abbastanza complicato. Più che altro complicato per la vicinanza a sponda, perché sì, non lo prende il culé così. Appunto. Inquadrato Thomas Primon, che adesso segue le sorti del suo compagno di team. E vediamo Catano, giovane colombiano. Lo facevo, guarda, me lo aspettavo più giovane Catano, non l'avevo mai visto. Pensavo fosse a livello di una Chass, una roba di questo tipo. Questa va di 3? No, va sì, di giro piccolo di sotto, sì, cioè, dalla parte sinistra della rossa. Anche lui di traversino. Peccato, non era indirizzata male. Peccato sì, che è ritornata la 2
giro piccolo, l'ha portata via. Era piccolo davvero, sia per dove era la 2, sia per dove era la 3. Mm. E qui anche qua mi sa lo stesso tiro. Sì. Vediamo se all'ennesimo tentativo ce la fanno a guadagnare il punto con questo culé. No, non ce la fa neanche Truong. Ma quel giovane uomo, classe 62, questi li fa tutti, È la specialità della casa per Marco. A parte che mi gabbrebbe sapere quale non è la specialità della casa per Marco. Poi magari se... Questa è una carambola abbastanza fattibile di 3, sì, di mezzo colpo, guadagnare il 30 della lunga su per giù. Insomma, qui questa era abbastanza fattibile. Non ti dico che la facevamo anche noi, ma almeno sì, no, avevamo uno schema... No, di queste come fa. Sì, queste sì. Il mio 0300 lo conquisto proprio su quello. La moglie di Andrea Vivaldi. Perché per ricordarmi devo pensare a Vivaldi. Certo. Togliendo la V oggi non l'hai tolta, ma tanto è gratis. Sì, assolutamente. No. Qui non ci fanno pagare niente per il momento. Sponda palla, insomma, poi questo era un chiodo, sì. Poi ti svegliavi tutto sudato, sì, perché c'era da andare a prendere quello spicchiettino di lunga laggiù. Poi dopo, insomma, ci si poteva svegliare sudati, sì. felici ma sudati. E qui sulla sinistra destra di gialla a fare le 4, sì, destra, sì, lo devo... Mi sa che ci va vicino, ma non le realizza. Però qua c'era tanta chiave difensiva anche in questa scelta. Infatti... Oh, ce l'ho, socio, ce l'ho. Io tirerei una sorta di 2 a mod di 3, lunga, corta, prendere filo di rossa e poi carambolare sulla lunga po' palla. Oppure ci arriva da laggiù. Guarda, socio, bravissimo, ma anche perché era l'unica cosa che poteva venirci in mente anche a noi, perché è un tiro di birilli. Quindi. Così. Peccato. Doveva prendere la più in finezza. Duomo di tre è proprio una figura che utilizziamo tanto noi, a volte nello snooker, ma loro poco e nulla. Poi soprattutto sono diverse le velocità con cui, sì, anche se loro la utilizzano rispetto a quella che utilizziamo noi. Qui se c'era l'autovelox prendeva la multa Truong. Qui è quasi una velocità che raggiunge Romeo questa. Sì, in folle però. In folle, sì, sì. Folle, Gaetano in folle. Allora, vediamo questa. Che c'è questo pallino in buca, però non si mettono mai in un modo in cui ci possa essere una strada per arrivarci comodamente, e anche qua la strada comoda non c'è, perché per farsi buone più sponde prima dovrebbe tirare sulla destra di bianca lunga, corta, lunga il 5 sponde. Però bisogna prendere la lunga. Sì. Ah, va sulla rossa. Bravo. Questa non l'avevo. Che poi che è figlia di quella di cui parlavamo prima. Sì, ma sai fondamentalmente. Quanto... Però, socio, noi che siamo abituati a queste prese qua, sai quanta rossa doveva prendere? Sì, un graffio. Meno, perché sennò gli voli dietro. L'ha giocata bene senza effetto, ma fondamentalmente dietro. Era un chiodo. E qui vediamo se prende subito la rossa, se prende una sponda prima, solo di 2. Sì, anche questa era piccolina. E anche questa, bene o male, era una forma un po'... Levatelo dall'angolo. Di difesa. Qui dovrà andare bricolage è bello. Sì, scusa. Aggiunto un po', dai. Usano però il termine carambolage. Che al... Sì, infatti mi sono un po' confuso. Bravo, bravo.
Bravo, e poi ha finalmente levato la rossa dall'angolo. Questa al netto dei rimpalli, eh. Se usa la bianca, quanto rimpallo c'è, tanto qui, perché la deve prendere. Bisogna vedere se la vede la bianca della parte, nella parte destra. Perché vedo che ho detto la bianca perché si è accucciato. Allora no. Però altra sponde dall'altra parte. Vediamo se lo deve giocare veloce perché la deve allargare. Non credo la giocherà piano. Passa, eh? Mamma mia. Bravo. No, no. Peccato che secondo è stretta, me, ma secondo me quella palla lì se la fa. La fa piano, dici? No, la leva. La presa grossa ci è passato. E c'è prende passato, pallino, cioè prende sì, rimpallo. Il problema della rossa che mi facevo sì. Era levare l'altra. E qui il graffio di rossa per fare le 4. Quindi lato qua destro. È il problema di levarla dal lato destro, è il problema di levarla di mezzo. Se prende il graffio ci sta che se lo levi dalla lunga. Levi se no, lunga. La, il traversino forte. Sì. Qui qua è indeciso. È che si rimpalla, mi sa, su questo traversino. Sai. Adesso non so con queste forze, ma... Ah, guarda, ci è arrivato di sbaglio. Ci è arrivato di Danversé, bravissimo. Bella questa. Bravissimo, altro che bravissimo. Questa proprio la mettiamo in quelle che non si erano viste. E qui penso una delle posizioni ideali. Perché poi tra l'altro era anche molto semplice andando su finezza di prenderla subito. Bravo, ha trovato proprio il giusto controllo. Anche perché questa è una figura per noi non esiste. Le tre sulla gialla che credo non se l'è messa a mo' di recupero di 5 perché effettivamente era sul largo del castello. Io penso che abbia giocato un po' alla Zanetti a tenere il gioco lì in mezzo, le biglie in mezzo al tavolo. Bravo. Ora vediamo se sceglie il lato, quale lato della gialla sceglie. Credo che scelga quello di destra. No, allora prende il lato sinistro, tira il plus. Corta, sì, lunga. Ma questa arriva? Ah, arriva subito, arriva, se arriva. Perché sennò sarebbe di carré. Non ha tirato il carré, ha tirato proprio il plus. Cioè, a chiudere, adesso non so se sono... E anche qui Gianluca ora comincia a vedere anche le forme di difesa. Se non si fa, sapeva che andava in difesa. Sì, la tenuta, la forza l'ha abbassata, le ha tenute lunghe. Dici, se non la faccio mi metto in Siberia lungo, con la mia. Sì. Ecco, queste finezze, per capire anche queste finezze... Ne devi vedere tante. Ci vuole tante ore di volo. Effettivamente ce ne vuole parecchie. E le nostre ore di volo a carambola sono 2 giorni l'anno scorso e qualche giorno qua. Diciamo che... Non faremmo neanche volare un aeroplanino di carta per il momento. Sarebbe stato, secondo me, trovare. Dalla corte ponde e trova rimpallo Truong e non realizza il punto. 7-6 il parziale sempre per la coppia Truong-Primon. 4 sponde per Catano. Finezza di bianca sulla sinistra, ricavare le 4, deve far correre la gialla. Ci riesce anche molto bene e realizza in maniera molto brillante questo punto. Bravo Catano. 7 pari. Grande vicinanza tra la gialla e la rossa che diventerà la 2. Vediamo se decide di fare una manovra in dribbling, quindi una finezza sul lato
sinistra di Rossa, vedendola da questa prospettiva, e trovare subito la sponda lunga, oppure se deciderà il lato più aperto, quindi l'altra finezza, decide per questa proprio. Quindi passaggio radente anche alla bianca in andata, cercare di farla di tre. Troppo larga per poco. Il rischio era proprio quello poi di lasciare un punto praticamente fatto al suo avversario, perché la sua naturalmente arrivava fino alla buca. Ora la biglia di Catano diventa una 3 per Truong, e credo che con questa posizione non abbia problemi a ricavare il punto. E infatti graffia la biglia 3 e realizza il punto, che era messa in una posizione d'angolo abbastanza favorevole per e tiro praticamente identico, perché si sono rimesse bene o male nello stesso modo, però decide di andare il plus, non di 3. Quindi corta lunga, vediamo se riesce a recuperare, a farla di carré, vediamo se cede la traiettoria, e non cede, ci passa vicino ma non realizza. Otta 7 il parziale per la coppia Truong Primon. Le 3. Vediamo se la recupera dallo stretto oppure se ci arriva dal largo. Decide di arrivarci dal largo e fa bene Catano, fa un ottimo punto. È sfortunato perché mette la sua nella buca. Alla fine si riallineano tutte e tre. Qui il contatto con la 3 non è stato particolarmente fortunato. Vediamo se recupera la posizione. In finezza sulla rossa per ricavare poi le 5, deve prendere proprio un graffio di biglia, ci arriverà molto probabilmente di carré dalla lunga, non riesce a guadagnare le 5 sponde, viene una 3 sponde con una ringa ruffata e non ha sicuramente la forza per arrivare fino alla 3. Grande equilibrio, un po' di disappunto che condivide con il compagno di team per Catano. No, vi avevo appunto preannunciato la difficoltà proprio sul tiro precedente di prendere una finezza estrema di rossa da sottosponda. Vediamo se ricava le 3, si allunga, bravissimo, grande steccata di vortice Truong. Ottimo controllo, ottima gestione. Adesso si posiziona anche bene perché può ricavare un giro piccolo sulla gialla, cioè battendo la rossa arrivando sulla gialla. Sì, questo è un trasponde naturale. E lo terrà basso di forza chiaramente per tenerla rossa in mezzo al tavolo. Sì, per avere poi tutte le chance, come ci ha insegnato Marco, sia sulla gialla sia sulla rossa. Effetto naturale di scorrimento. Qui di mezzo colpo a ricavare le 3 con la bianca sulla rossa che diventa la 3. Deve andare tra il primo e il secondo diamante della lunga. Un filo troppo di colpo, no, ma c'è lo sviluppo dell'effetto. Ah, poi la gialla giocata in modo impeccabile, bravissimo. Vediamo se gioca un plus, quindi se cercherà la corta, la lunga di massimo effetto per ricavare un ricciolo per arrivare poi alla gialla in basso. Almeno credo sia questa la figura. Oppure gioca dall'altra parte. Lunga. O corta, lunga. Sì, gioca da quest'altra parte. Sì. Quindi struscerà più volte sulla lunga. Lunga, corta, lunga. Oppure arrivarci anche da dietro. Lunga, oppure arrivarci corta, da lunga, questo, bravo. Peccato, per pochissimo. Comunque, buona serie da 3 per Truong.
Quindi lunga, lunga, corta palla probabilmente per Catano. Ah, di sicuro. Oppure, questa no, non è semplice. No, gioca a tornare indietro. Tornare indietro, sì. Stava a viaggiare tanto la bianca, deve evitare il rimpallo sotto e soprattutto deve evitare il rimpallo. La giocata di Carré poi così a chiudere dopo lunga, corta, lunga, lunga. Soprattutto appunto deve conservare l'impatto, non far fare l'impatto tra la 2 e la 3, ma c'è stato subito anche abbastanza pieno. Un inizio un po' in affanno per Catano. Vediamo se sceglie il lunga, corta, lunga oppure se gioca un qualcosa di striscio. No, forse Gianluca gioca questo giro piccolo. Quello lì, lunga, corta, lunga. Non so con che forza lo gioca. Per farlo chiudere, dice. Ci vuole un po' di shock. No, è naturale. Bravo. Bravissimo. Molto preciso. E mette anche in una buona posizione la rossa. Però la gialla non è messa in un modo positivo per arrivare alla rossa dall'angolo giusto, cioè dal lato destro. E qui gioca corta, lunga, corta. Gioca un altro plus. Oh. Mamma mia, che finezza. Vediamo se la prende di carré, come le sue intenzioni. Qui fondamentalmente, secondo me, ha giocato la difesa. Sì, il modo di allontanare. Allora, abbiamo il visto plus e l'allontanare di misura è una forma di difesa. Sì. Questa l'abbiamo messa nelle nostre conoscenze, decisamente, perché il plus mediamente lo giochi, anzi leva mediamente, lo giochi sempre su una quantità piccola. Quindi e quindi puoi gestire bene la 2, bene la tua. Esatto, perché quell'altra sai dove vanno. Sì, in che quadrato vanno. Cioè una sta di qua e una sta di là. Allora va di 5 per prendere la rossa e poi carambolare sulla bianca. Per forza, direi. Vediamo se prende la rossa. Peccato, troppo piena. Bravo però, bravo. Per un niente. Troppo piena, davvero. Non realizza questo punto Catano. Però una ottima scelta, un ottimo disegno. Peccato per lui perché oltretutto le biglie non si posizionano in modo a lui favorevole, perché ecco, questa è probabilmente questa la gioca in dribbling o in anticipo, quindi la bianca passerà davanti alla rossa. Non lo so se lo gioca in anticipo, non lo gioca in anticipo. Questa no, e la qui poteva fare meglio, vediamo se la fa. Va sulla rossa, deve stare attento all'eventuale impatto gialla rossa che arriverà a largo. Arriverà a largo, no, tra l'altro il nostro angolo. Però anche nel nostro angolo c'è questo. Però rimpallo. Se allarghi tanto la gialla e poi dopo vai sul rimpallo, quello è il fatto. Lula doveva allargare perché doveva evitare di impattare la 3. Però tanto larga, poi ci sta che vada sulla traiettoria della tua. Chiaro. Ragionavo anche prima, quando ho detto l'anticipo, il presponde di prima, a non chiuderlo probabilmente, a non chiudere il punto, l'anticipo generava difesa. Sì, però io credo che l'anticipo, allora qui lui aveva bisogno di una traiettoria un po' più stretta, perché ci arrivava dallo stretto. L'anticipo, secondo me, si gioca quando te devi allungarla. In questo caso lui la traiettoria doveva chiudere. L'anticipo lo giocava se la giocava dalla corta, ma giocandola dalla lunga lui lo deve chiudere, quindi non gioca l'anticipo. Ha giocato il carré, capito? Vero. Cioè, secondo me l'anticipo si gioca di più, o come l'abbiamo chiamato il dribbling, si gioca di più quando si deve guadagnare, non quando si deve chiudere. Ti torna? È perché giochi su meno palla, certo. Capito? Sì, cioè, ci sta. Se devi fare agevola di più la scivolata, capito? Per parlare la stessa lingua, se devi fare una traiettoria di lunga, corta, lunga, corta, giochi l'anticipo. Esatto. Se devi giocare il carré, quindi lunga, corta, lunga, lunga, esatto, allora giochi con lo con un po' di shock. Con un po' di shock, sì. Chissà se l'abbiamo detta giusta, se mi gabbrerebbe sentire Roberto tanto lo sappiamo che ci Roberto serve. E Marco, ma questo glielo chiedo poi a Marco, sì. Perché è una roba fondamentale, poi anche per capire a che livello siamo arrivati.
e gli chiediamo se siamo vicino al 5-5 più, no, 4,5, dai, stiamo sul 4, e gli chiediamo anche se abbiamo capito qualcosa, soprattutto del plus. Ma quello penso di sì, cioè quello è proprio logico. Vediamo se ci sono dei commenti, magari se c'è Roberto. Sì, no, Roberto non c'è, però ci ha chiesto un nostro amico che ci segue sempre. Aspetta, no, nascondi chat, io non volevo nascondere chat. Va bene, mostra chat. C'è Carmelo Voici, dice: perché chiamate Bricolla quando fanno le tre sponde? No, si chiama Bricol. Tutto ciò che è di sponda, soprattutto se di sponde consecutive, penso di effetto positivo, si chiama Bricol. Ma in genere il tiro di sponda carambolistico viene chiamato Bricol. La figura della carambola la chiamano carambolage. Carambolage. Lunga le 4. Ah no. Qui chi la levava? Poi dopo ci arrivava. Si vede proprio l'errore è averla presa grossa perché arrivava... ci sarebbe arrivato di lunga, esatto. Così anche a non portarla via. Quindi doveva far passare la 2 sulla corta, evitando l'impatto sulla 3, e la sua doveva arrivare in lunga corta. Che da come si sono mosse le biglie, probabilmente non c'era nemmeno, perché arrivavano là insieme. Di sicuro, guarda Bellini. Belli, non belli. Sono accoppiati loro due, a posto. Però sono molto giovani e carini, Caggiulo e Gualemi. Non diciamo accoppiati, che sennò Marcolin ci rimane male. Sì, è vero. A proposito, guarda. E Marcolin ci rimane male ed è geloso. Adesso lo troviamo nel pubblico. Marcolin, che di sicuro sta guardando la scena di Caggiulo. Sono sicuro che da qualche parte Marcolin adesso lo troviamo. No, forse in pista. C'è Daniel che non li conosce ancora. Il nostro Daniel Bozza non sa ancora. Eccolo. Ecco, vedi? Guarda. È già. Sta attento, lo vada. Guarda come lo vada. Cosa volevi fare con Gargiulo? Gargiulo è di mia proprietà. L'ho creato io, è mio. Facciamo anche un in bocca al lupo sia chiaramente a Paolo e a Gargiulo, perché hanno rilevato un'attività che è stata anche diciamo il luogo dove si sono svolte delle grandi sfide, sia una BTP sia Principe del Biliardo, che è Principe del Biliardo 1, anche una bellissima Phoebus Challenge che a Cusago, una sala conosciutissima che prima era di Mannone, dove ci sono installati 15 biliardi, insomma, 16. È una 16? Aveva detto 15. Cioè aveva 15 a Cusago e 12 al Massé. Quindi tutto ce n'aveva 27. Sono 9 nella sala grande. Ma ha detto 15 ieri. Che ieri lo prendeva 3 di là, aspetta, lo 9, prendevo... 3 12. 15, 13, 15 con il Deteo Saver. Però... Che ieri chiaramente a Marcolino ho fatto un po' conti in tasca, gli ho detto: nel frattempo che tu sei qui ti viaggiano 27 biliardi, insomma. Capito? Infatti c'ha gli occhi a dollaro Marcolino. Però insomma avere una sala biliardo grande vuol dire avere tante spese, non ne sappiamo qualcosa, quindi insomma... Appena, gli auguriamo davvero una grande fortuna a lui e al suo socio Gargiulo. Sì, perché sono proprio dei bravi ragazzi, perché sono un'immagine bella, proprio. Sono l'immagine del bel biliardo. E qui Catano cerca le 5, anche secondo me di effetto contrario, allontana un po' mestamente il tavolo, perché... Usa molto questo. Hai visto tutte le volte che ha finito? Usa questo attrezzo per sistemare il cuoio. Sì. Gli dura poco il cuoio. Ma c'è lì Marcoline che gliene porta su. Sì, sì, il suo spacciatore ufficiale di cuoio. D4. Truong.
finezza di gialla, mi sembra la traiettoria stretta. Appena vediamo se stretta. Cede. Vediamo se cede. Cede e la fa. Bravissimo. Ricordiamo, se arrivai alle 25 riprese, a 15 riprese si fa la pausa. 25 carambole, scusa. A 15 si fa la pausa, quindi qualora... Infatti finirà la serie, se la fa ora finirà la serie. Andremo avanti finché non sbaglia, poi ci sarà la pausa. Non so se è possibile interromperla. Boh. Ma ha poco senso interrompere quando sei dentro. Interrompere quando sei dentro, in effetti. Anche perché quando ti sistema il gioco così per ora... Assegno ancora, rimane dentro la serie. Truong è un'altra bella opportunità di tre. Ah, stretta. Quindi adesso si va in pausa o batte Catano? No, pausa, si va in pausa. Quindi andiamo in pausa anche noi. Prima la pubblicità e poi highlights. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco, il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
Tornati in diretta a seguire le sorti di questo avvincente match che fino adesso ha condotto abbastanza agevolmente Truong, non ha trovato tanto ritmo Catano. Sì, Catano assolutamente ben altro livello anche per come ci hanno detto e sicuramente è vero, ben altro livello del colombiano. Quindi vediamo se trova la prova di 5. Assolutamente prevista la doppia opzione, e anche qua abbiamo capito che sì, quando è molto stretta si tira con la doppia opzione, quando è larga si tira con l'opzione sola. Esattamente, si tira essenzialmente di tre sponde, anche perché se è stretta c'è la doppia opzione, se è larga devi scegliere E il poi, giro piccolo da sotto. E poi se è stretta, spesso e volentieri, però non prende la corta. Lì bisogna capire bene la posizione del biliardo. C'è la possibilità sia di chiuderla normale, sia di chiuderla di carré. Sia di chiuderla di 5 facendo corta lunga, che di lunga corta di carré. Quello però quando si parla vicino all'angolo. Vicino all'angolo. Non so che distanza si facciano buone. Ma sarà un diamante su per giù. Un diamante dall'angolo. Quello non lo so, amico. Quanto sviluppo riescano a controllare. Plus. Corta, lunga. Anche questo lo giocherà di misura. Che sa, se lo sbaglia lascia le biglie lontane. Ora qui non le allontanavi più di tanto, però è anche vero. Però se gli giri dietro l'allontana. Bravo. Se giri dietro, sì, certo. È anche vero che va in una situazione di buca, se la sbagli, quindi Anche questo allora. Anche questo va di plus, mi sa. Era in pallo? Di 4. Questo l'ha giocato di 4, ma va nel buco che era molto molto ampio. Più che un buco era una voragine questa qua. E anche questa, vedi, quando giocano. Ah, ce n'è un'altra. Adesso mai aperto i file. Quando giocano sulle scarse, che la contraria ripete le lunghe in sequenza, è una delle formule di difesa. Come questa, no? La contraria fa lunga, lunga, lunga. Quindi sta sicuro. Se prende lunga corta, scende. Se trova le lunghe in sequenza. Ah, fa le tre passate. Esatto. Se trova le lunghe in sequenza. Ora, questa è la giocata di mollandola, quindi. Non ha giocato lo sfaccio veloce a fare lunga. In genere ti dicevo, se giocano sulla scarsa, che sono sicure che fanno o lunga 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 o un lunga corta lunga molto stretto. Sì, rimangono lontani. Rimangono lontani. Questa sembra esserci. Vediamo se la prende di carré. Te l'ho appena chiesto. Ma sarà sul diamante. Un diamante, poco più del diamante. Non sembra, ma siamo ragazzi. Siamo ragazzi intelligenti, Qui tre sponde sulla destra della rossa. Allora, ci viene in supporto anche. Volevi sapere del carré? Voilà. Allora, ci viene in supporto anche un francese che dà un po' più di. Diciamo spiegazioni sul termine bricolle per gli italiani. Tre sponde avant, quindi sarà tre sponde di calcio sarà, sì, giusto? Sì. Oppure tre sponde o più avant. Sì, poi facciamo un chiarimento: quando ho detto che gli attrezzi sono gli stessi, intendevo il campo di gioco e le palle, non le stecche, perché le stecche sono molto più leggere. Sì, la diversità è nelle stecche, i tavoli sono identici, però è nelle buca, per pochissimo, buca. Penso proprio il buco. E anche il setup dei tavoli è diverso. Certo, però ecco, a livello di. Poi visivamente come bili e come tavolo di gioco è identico. Qui le 5 per
5, poi ci può arrivare anche di carré. Vediamo se sta sullo stretto o sul largo. Sta sullo stretto. Lo stretto è la parte più del grande professionista, esatto. E la chiude bene. Bravo. Ecco, un giocatore come, secondo te, Nico, un giocatore come Truong, a che media gioca? Superiore all'1? Secondo me sì, sull'1.4, l'1.5 sarà. Bella questa di sponda. Sì, è praticamente una costa del maresciallo. Lunga, corta, lunga, lunga. Sai che l'ha giocata davanti questa? Eh sì, l'ha giocata davanti. La fa lo stesso. No, l'ha proprio giocata. La parte del professionista era all'interno, non all'esterno. Sì, perché doveva andare in estrema finezza, sì. Se la prende più grossa ci arriva da dietro, se la prende più fine ci arriva davanti. Quindi evitare il troppo grosso. Il troppo scarso ti dà questo, poi tutta la palla. Qui le 4? Ah no, qui ha provato un giro. Questa era dura. Pesa grossa, fondamentalmente perché non ha viaggiato la sua o ha spinto poco, ecco. Sugli errori poi tecnici fatti nel tiro non effettuato appunto, ecco, effettivamente abbiamo molta più difficoltà. Qui veramente ci vuole un tecnico. Ma sì, anche noi, se tu pensi ai nostri filotti, no? Quando vengono sbagliati, sì, perché conoscendo anche i movimenti del braccio e le steccate, guardiamo quello. Tanto Maurizio Landolfo. E riusciamo a capire, ma anche nel nostro, nei filotti soprattutto si vede che nel nostro gioco, cosa hai sbagliato se hai allargato troppo, allargato troppo la palla? La porzione, l'effetto, la sbracciata, la forza, cioè ci sono delle componenti e delle complementarità di componenti nell'errore. Già è difficile nel nostro, figuriamoci. Ne abbiamo parlato, se ti ricordi, una volta anche con Matteo Gualemi, che, diciamo, che lui ci disse: è difficile nel filotto quando si vuole dare la ragione a un errore, il perché di un errore, è difficile capirlo. Di striscio lunga, corta, questa lunga. Guarda, ha fatto la cosa difficile, bravo. Bravo. Addirittura la stava sbagliando sul largo, che questa era la cosa loro difficile. La chiamano candela, giusto? No, non credo che la chiamino candela, credo che la chiamano sempre di tre, sempre di tre sponde. Un tre sponde largo. Sì, noi la diciamo candela quando gli arriva dallo striscio stretto, quando fanno lunga, corta, corta. Lunga, corta, corta. Credo, eh. Ah. Risponde anche qui. Questo vediamo dietro, se si apre gira troppo. Dietro, gira dietro. Era carica d'effetto per prendere velocità. Un'altra buona opportunità, credo, di tre. Deve sempre evitare l'impatto con la 2 e la 3. Quindi in velocità dovrà prenderla abbastanza grossa per fargli passare la 2 davanti. Anzi no, decide per la parte interna. Bravo, bravissimo. Bella questa, eh. Bel controllo. Allora, se fosse una tre sponde stretta sarebbe di shock, di colpo. Qui secondo me va di 4. Di 4 è abbastanza ampia, perché hai già fatto tre sponde. Corta, lunga, chiaramente quello che avevamo detto anche ieri, qui tre sponde le completi prima quando c'è la 3 vicino alla sponda. Quando arrivi nella zona, secondo me, poi dopo... No, invece gioca quello che dicevo io, gioca di colpo, di shock. No, gioca le 3. Questa, non la mia. Che qua l'hai già completata. Qua è completata molto, ed è molto. Vorrei, no, lo stavo per dire, c'è la fessura. Però, insomma, era abbastanza piccolina la fessura tra la lunga e la sponda. Tra la lunga e la palla bianca. Infatti, la prendono a ridere, diciamo, la coppia Cataneo-Martinotti. Vediamo se arriva questa di 6. Ci voleva una bomba atomica, eh? Sì.
mi sembra che abbia già tirato discretamente e veloce. Appena. Qui Martinotti chiaramente si lascia andare a un sorriso con il suo compagno, come dire, questa fessura non potevi calcolare, insomma. Eccolo lì, Aleandro Martinotti, campione del mondo. Di tre, questa no, anche questa per un niente. Adesso vedrete Catano abbassarsi e guardare se sotto il biliardo c'è qualche strega. Diciamo, le ultime due sono state due colpi pesanti da digerire. Domanda di 4 esce da quel rimpallo lì. Più che altro perché la deve fare tanto stretta, non è il fatto di uscire dal largo, esci comodo, ma deve uscire abbastanza dallo stretto. Lui ci esce, addirittura l'ha fatta anche troppo stretta, se la fa dallo stretto. No, io questa dicevo, pensa te quanto è bravo. Io questa dicevo, sì, se sì. Passava il rimpallo, ti ho detto, se dal largo ci passa bene, dallo stretto, siccome ci deve arrivare dallo stretto, bravo. Ma mandi il replay, perché che manovra, una si è smaterializzata, perché ritorna indietro, voglio vedere, sembra il giochino quello di San Vincenzo. Torna indietro. Vai, non riesco a capire il segno. Vai. Passata anche con margine. Ha passato una biglia. Passata appunto anche con margine. Ma va bene, abbiamo imparato una cosa. Guarda, non so che cosa mi possa servire, ma no, vabbè. Però di cultura. Sì. Poi sai, per noi tiriamo, non la tiriamo a questa velocità perché per noi potrebbe essere un passaggio difensivo. Addirittura, chiaramente, noi quelle. La biglia nella buca di là ci mandiamo di solito l'avversario, non la nostra, esatto. Quindi la gestiamo su contatti molto più grossi, ma devono fare qui 4 totem. Sponde o plus 4 gli va allarga anche questa di poco, guarda. No, perché poi dopo, ecco, qua si è visto bene come la 4 sponde, chiaramente un tiro di attacco non garantisce la difesa. Se avesse giocato di plus, qua si sarebbe difeso a non farlo. Allora, socio, per il nostro approccio dobbiamo imparare bene il plus, che non piace a Zanetti. Non è un tiro che gli sta particolarmente simpatico. No, il plus no. Il traversino. Non lo penso. Eccolo qua. La prende di 2. Tanto c'è Falcone che ci scrive: soci, perché non pensate a una coppia di biathlon biondina scimmiana, potreste fare a turno per chi gioca cosa. Ti ringrazio, Falcone, di questa pensata, ma abbiamo già difficoltà a giocare a birilli quando ci giochiamo, figuriamoci se insomma ci mettiamo all'anima anche la coppia al biathlon. È che non facciamo una partita io e Nico, sono dall'inizio dell'estate, prima di San Vezzano, sì. Prima erano belle le nostre sfide del sabato sera con le mogli che addormentavano i figlioli, e si era in casa Corsi, chiaramente, quella che adesso è la tua residenza. Il fatto che all'inizio ci facevano giocare, proprio i primi momenti del biliardo, e poi, quando andavano a letto con i bambini, arrivava la vociata che ci diceva basta, fate rumore. Non si poteva tirare di 3 passate. Ecco, la carambola forse potevamo fa un po' meno confusione, Ma delle due ci sono più tiri diretti in carambola. Sì, lo so, ma gli impatti sono filotti, capito? Sono gli impatti sì. Più pieni. Sono un po' più. Vediamo questa sono curioso. Sponda palla lunga a infilarsi nel buco. Sponda lunga. No, di là l'ha giocata. Fammela vedere al replay. Sì, l'ha giocata di sfaccio.
A vederla così, se no l'avrebbe, perché esisteva anche, stai fermo, torna indietro. Sì, sì, ho capito. Sì, l'ha giocata di sfaccio perché ha tagliato a destra. Sì, quindi sì. Ha giocato per prenderla e fare il round verse. Ha giocato sulla rossa, stai lì Tom, ha giocato sulla rossa la parte in basso, verso la sponda bassa. Vedi che gli dà l'effetto a destra. Manda. E gli ha giocato questo. Sì, e la rossa come facevano a prendere la bianca. Secondo me ha giocato dietro. E quindi a fare quello che dicevo io prima, a infilarsi nel buco lunga corta. E perché con l'effetto lì allora? Non lo sapremo. No, so, dai. Non lo so. No, però mi sembra difficile che prenderla internamente la rossa, la bianca la porti via sempre, perché ora l'ha portata via diretta. Se la pigli più scarsa la porti via dalla lunga. Me l'ha giocata da dietro, però fatto sta che non era semplicissimo, anzi ha fatto il pallino da tre, marchiamoli via. Qui ora molte volte che questo si chiama burnout, molte volte a portare via la 3 con la 2, è successo svariate volte a Catano. È un burnout che però è più facile succeda a noi. Vabbè, questo giro qua con... Allora, la rossa, che è la 3, vabbè, cioè... A Michelangelo gliel'ha girata corta, Zanetti. Quanto, 25 ha? Sono 144 a 76. Ah. Ieri sera a cena si chiacchierava anche con Andrea Quarta, no? E diceva effettivamente sono troppi, sono veramente veramente forti, perché Marco fa la differenza. Andrebbe... Ecco, Marco, il termine giusto per Marco lo rispolveriamo, eh? L'abbiamo dato, non mi ricordo a chi, a Sandro forse una volta per una partita. Cioè, con un po' d'aiuto. È illegale. Illegale, sì. È illegale. Quanti giocatori ci saranno al mondo? Ditecelo voi, se c'è qualche purista della carambola. Con le medie di Marco? Non ho capito. Sì, quanti saranno di questa forza, di questa... Vabbè, c'è Sanchez, c'è Blondal. Quanti? Codron? Hanno una decina, insomma. Forse di più. Forse qualche cosina di più. A quelle medie lì, eh? Questo è un giro piccolo, senza effetto. Vediamo se trova una buona serie Catano, anche per rendere un po' più... Beh, questa è di plus per poi chiudere in carré. Penso sia... Se non la fa, difende. Oddio, questa la muovi la bianca, eh? Che questa la devi giocare quasi di mezzo colpo, se ci vuoi arrivare dal carré. Perché? Quindi un pochino la muovi. Di mezza palla vai di spinta naturale, vai al centro della corte. Se giochi mezza palla, quindi se ne giochi. Se giochi mezza palla la muovi la bianca, non la lasci se lontana. Se giochi di mezza palla, sì. Tanto vediamo, siamo sul biliardo, andiamo sul biliardo. Eccola qua. No, dai Nico, l'ha fatta di grossa, può stare anche più scarso. E allora a quel punto lì, se sei sicura di farla, non devi... Cioè, stai ancora più scarso. No, la devi muovere a favore tuo, non a favore dell'altro. Se sei sicuro di farlo. Se sei sicuro di farlo, devi giocare la bianca un pochino più staccata dalla sponda, se no. Perché se la giochi di scarsa, vai in Siberia. Giusto? Prende la bianca, si infila, va in centro. Infatti, secondo me la voleva giocare proprio lì, però parecchio staccata dalla sponda rispetto a ora. Questo si è fatto il chiodo. Chiodo no, però c'ha una cavata. Sì, perché quella che noi chiamiamo cavata, corta, lunga, poi poco pezzettino di spinta. È difficile. Secondo me se la porzione è giusta poi ti fa portare via la 2 con la 3. Cioè noi dicevamo, non è proprio quella lì la cavata, Nico, perché la cavata sì, è di sponda palla, sì. No, la cavata è davanti, è un tiro davanti. La cavata è un raddoppio
lunga, lunga, lunga con la contraria e la tua in corte venire giù. Però dicono molti della cavata anche a di sponda, via. Sì, tu sì. Intendevi sponda, no, palla, no, 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 io intendevo diretta, corta, lunga, corta, pallina. Ah, ok. Bricol. Inquadrato Alessio della casa. Sta chiaramente sulla... Ha giocato... Questa non era tanto grande, perché bisognava prendere la fine. O grossa grossa o fine fine la gialla. Non era così... scontata. Sì. 23-17, adesso sicuramente più giocabile la partita poi per... Martinotti. Questo sono... Eccolo qua, parlavamo del diavolo, eh? Allora, qui vediamo se gioca al dribbling o se gioca di spinta. L'anticipo. Secondo me gioca di anticipo qui. Dunque, avevamo detto, però deve andare stretto. Dipende. Se è logico quello che abbiamo detto prima, gioca di spinta. Addirittura dalla grossa, quindi aveva paura proprio del rimpallo. Del rimpallo, eh sì, perché poi bisogna anche capire quando devi giocarla in anticipo, ma aumentare la forza. Tra l'altro, secondo me, se sono dritte è un po' più facile giocarla di spinta, se sono così torte è un po' più difficile. Quindi l'ha giocata dalla grossa, dandogli tanto spinta. Qui a girare deve conservare bravo la 2 sulla 3, di non farla. Di non avere il contatto, ma va nel buco. Lui pensava di averla fatta. Anche vicino a quarta c'è anche Gustavo Torregiani. Ma che 5 mondiali? No, ce ne sono 5 lì di mondiali. 3 volte Torregiani e 2 volte. 2 volte quarta più un campionato del mondo a squadre quarta, quindi ce ne sono 6. E ci sono. Gare vinte, sì, siamo a migliaia, lì. No, migliaia no, ma so. Centinaia di sicuro. Non so quanti primi posso aver fatto quarta in carriera, par di 100 di sicuro. Ti è piaciuta? Bricolla, bravo, bravo. Ti è piaciuta un par di 100 che mi è uscita proprio così? Sì. Anche un giocatore turco che adesso non ho l'impatto riconosciuto. Trantan, giusto? Ah, quello che ha giocato ieri. Mi sembra di sì. Hai commentato ieri che è il socio di Lopez. Dovrebbe essere, sì, il socio di Lopez, che è Trantan Lu. Giusto, Trantan Lu dovrebbe essere. Che adesso sto cominciando a dare i numeri. Sì, dovrebbe essere lui. Sembra la bandiera della Turchia. Infatti. No, quale? Alla stella del Vietnam? Sì. No, non alla la luna? Alla stella del Vietnam. Scusami, allora avevo confuso il Vietnam con la Turchia. Tran, che è il cognome, mi hanno detto ieri sera, e Tan Lu, che è il nome. Aspetta che verifico. Ma perché mi vado sempre a infilare in questo? Ma perché ce l'hanno inquadrato? Trantan Luc del Vietnam. Allora, perché Tom ci mette in difficoltà così? Penso da Bianchi. Me l'hanno detto ieri sera, perché ho detto Luc, allora me lo devo ricordare, che poi ho fatto la battuta, Luc nel mio dialetto, sì, insomma, sì. Non è un complimento. L'ho sentito. Però mi hanno detto che Tran è il cognome e Tan Luc è il nome. Prezza che me lo ricordavo, qui e chiude. Sì. Chiude, bravo Giorgio. No, 24. No, chiude la carambola. Ah, pensavo chiudesse la partita a serie di 25. E qua senza. Lo ignoro totalmente. Senza effetto di Carré. Ah no, l'ha giocata proprio... Oh, e ce l'ha fatta guadagnare lì?
anche per scarsa di Cosino l'ha mossa quasi, perché quella, la giocata quella... di colpo sotto l'ha preso il pelo di colpo sotto, gli ha curvato. Facciamo vedere il replay dalla frontale. Quella palla lì ha curvato, perché sennò non esiste questo disegno. Infatti non riuscivo sì. Sto dicendo una stupidata. Vabbè, avete capito, non l'ho detta completamente. No, devo rivederla, perché secondo me ha curvato quella biglia lì, se no non esiste. Ah, faccio vedere un paio di replay, prima dal basso per vedere se ha dato colpo. No, per forza. Sì, un po' di curva l'ha fatta, l'ho vista. Sì, il tiro di... No, il tiro vista? Di prima qua. Tiro in diretta. Sì. Sì, dai, dato di colpo, se no non quella può, curva. Non può, cioè, se non avesse curvato il biliardo curva non triangolare. Vediamo questa carambola di Strong, di giro piccolo, credo. Ah, peccato. Questo rimpallo l'avrebbe chiusa. Allora, qui ha tirato di colpo. Di colpo. E quindi qui in mezzo curva, quando è più o meno nell'altro... Ok, se non, hai visto, lì sì, un sì. po' di curva, perché sennò non esiste. Però, e se dai l'effetto contrario, te la larga di più? A destra, dici. Chi lo sa? Nicola. Chi lo sa? Nicola, ti prego. Questa va a segno, va a segno. C'è. Bravo, Catano. Vediamo se accorcia ancora di più le distanze. Siamo a 24-19. Bene per lo spettacolo, perché potrebbe essere una bella partita Birilli. Qua un... Lunga. Oppure lunga, corta, lunga. Riesce a farla tornare indietro alla Zanetti questa. Bravissimo. Questa proprio alla Zanetti. Alla fine è andata meno peggio di quello che si stava verificando. Sì, sì, vero. Bella alla questa. Fine era bella, vero. Essere sotto solo di 4 carambole. So, su una domanda. Calmo. Non tanto difficile. Secondo te quegli scorrenti qua con le nostre stecche si fanno? Perché io te lo giuro, ne vado appena entro in sala, gioco 6.000. Fai una passata meno, secondo me si fa una passata meno. Sì, No, ma la curva, mi interessa quella curva lì. Fai una passata meno perché te la blocca di più e quindi si fa anche meno curva. Secondo me però... Bricol. No. Sulla rossa poi sulla bianca. Piccolo rimpallino che però poteva essere un'eventualità, stai a vedere che ora gliene fa altri 4 e chiude avanti lui, Gli fa il barbato rucco, dice. Allora, non so quando l'ha scritto e in che momento l'hai detto, però Turlatti ha scritto giusto Gianluca. Anche senza effetto contrario allunga ma rallenta. Però insomma non abbiamo detto una fesseria. Intanto ancora segno Catano che si porta a 22. Ti lovo Roberto. Cuoricione, sai quello fatto. Quindi no. 24-22. Ci sono dei movimenti, mi fanno venire il mal di testa proprio perché sono... E poi mi girano le scatole. Che non qui giro piccolo. Piccolo con la rossa che la può portare in basso a sinistra di giro stretto. In basso a sinistra? Yeah. In basso a destra, scusa. Secondo me si muove di più. In alto a sinistra. In alto a sinistra volevo dire, sì, scusami. Ormai abbiamo visto, Nico, quando ce l'hanno nel centro, giocano il trasponde e il piccolo, no? E giocano a fare il giro stretto con la contraria, la buttano nell'angolo dall'altra parte e se la fanno come bersaglio, quello lì. La mettiamo lì come... E questo può succedere chiaramente quando hanno quella possibilità lì di giro stretto, che è quando parti dal centro. Sennò qui le 5 per... Sì, questa è grossa. Se passa i vari rimpalli... Vediamo se la fa di carré. Buco.
E qui giro piccolo per Catano. Finezza della bianca in basso. Della bianca senza effetto. Un fisso e pallino da 4. Esatto. O forse anche... No, sì, sì, senza effetto. Ecco qua, non so se è un goccio di effetto di spinta o senza con un po' di shock. Vediamo come la sceglie. Qui dà effetto a destra, quindi di spinta. Fisso ha fatto 2. Eccola qua. E pallino da 4, 6 in totale. Esatto, sì. Questa la vediamo. Questa non la dovremmo... Ecco, noi qua giochiamo la contraria, secondo me. Perché è un movimento naturale che fanno le biglie, quindi siamo abituati a farlo questa palla. E qui le 6 di finezza della rossa. Questa l'abbiamo vista tante volte. Tra l'altro la rossa dovrebbe portare anche in una posizione favorevole. Se passa, quanti rimpalli ci sono. Se passa da tutti i rimpalli, che anche dovrebbe poi portare abbastanza al centro, vicino alla lunga. Qua gli deve fare un po' di curva, secondo me, questa palla, per dargli bene l'angolo. Ah, qui ha giocato la candela. Ha giocato anche Marco. Ha giocato la candela qui. Oddio. L'ha fatta. No. Ma sei sicuro? Sì. Ma fa vedere il replay. Perché ho visto un movimento quasi impercettibile della bianca. O impercettibile solo nella mia testa. non mi invitare a nozze, biondi. No, dai, anche distante c'è passato, Nico. Vero, sbagliato. Sarà che la volevo questa carambola e l'ho vista morta. Nicola, lasciava prendere un disastro di voli, è vero, ho sbagliato, no, ti prego, di venerdì. Quando sbaglio lo dico. So, c'è la prima volta. No. La prima volta in tanti anni. Lo dico sempre. Socio, ormai siamo prossimi ai 10 anni, eh? Abbiamo compiuto gli 8. 8, sì, ancora c'è tempo. Se ci tengono. Poi ce l'ho il domandone, socio. Questo è bello, eh. Bravo. E chiude. Ah no, Catano. Non era 20. Era già segnato. Pensavo le dovesse. Pensavo fosse 24. Comunque vada. Diciamo. Catano era molto peggio di così. Dai, può ritenersi soddisfatto il socio Martinotti, che adesso sta seguendo con si sta concentrando più che altro all'italiana, che dovrà giocare con Primo. Veloce gioca. Ah, questo doveva dargli un po' più di brio per farla chiudere, però vedi qua. Sto un missile sul pelo a cercare la lunga, lunga, corta, lunga, corta, lunga palla. No, sceglie l'altra porzione. Io intendevo la porzione di dritta. Gioca il maresciallo, corta, lunga, corta, lunga, eccola qua. Pesore in pallo. Maresciallo, questo era un plus. Sì, era fondamentalmente un plus, sì. Per noi il maresciallo, perché è una traiettoria che usiamo per accostare di buca a buca, che è quella lì, insomma, più o meno. Qui traversino? No, non va giù traversino. Cosa sta puntando? Sta puntando qualcosa sulla rossa. Ah, sulla rossa puntava? Mi sembrava vedesse la rossa. Se gioca il pelo di rossa, gioca una specie di garuffa a fare lunga, lunga, corta. No, prova sulla bianca. Gioca a entrare. Ecco cosa stava guardando. Ah, lo sfaccio di 4 a mo' di 5. Stavo guardando l'uscita dalla quarta sponda, dalla quarta sponda per prendere sopra la rossa.
questa è grossa tanto, trasponde sulla sinistra della rossa naturale, vediamo se chiude. E chiude. Quindi solo 4 punti di vantaggio per Primon, si girerà ai 100, si partirà da 100 a 96, noi la diamo la linea alla regia nell'attesa che l'arbitro sistemi il tavolo per l'italiano. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. All'acchito Aleandro Martinotti, e due cose. La prima, ci chiedono: cari soci, perché non rispondete, spesso non rispondete ai messaggi, perché sarebbe fisicamente, parliamo di messaggi social, perché sarebbe fisicamente impossibile, nel senso che durante le tante volte mi dicono non ho mai risposto al messaggio. Guardate, la voglia ci sarebbe. Siamo contentissimi del fatto di non poter rispondere, ma perché si parla in ordine di numeriche importantissime, quindi non riusciremmo. Questa è la prima. La seconda è bella, ma ci chiedono: ma i soci del biliardo da dove sono nati? Dove siamo nati? Vai, dillo tu. Da dove è nato? I soci... Noi ci siamo conosciuti in Toscana a varie gare che facevamo in Toscana una volta quando si giocava e basta. Esatto. No, ma da dove è nato il soci? Allora, il soci è una roba, innanzitutto è una roba presa in prestito, perché obiettivamente la parola socio tu la usavi spesso con un tuo nostro carissimo amico che è Andrea Isa. Sì, sì. E poi abbiamo cominciato così nelle nostre scorribande in giro per l'Italia. Sì, poi insomma ci siamo molto avvicinati quando ci aveva ingaggiato ad Arcisate Guglielmo Bertolini, che ringraziamo, abbiamo fatto grazie a lui migliaia di chilometri. E da lì poi è nata l'idea dei soci del biliardo. Più o meno. E intanto tutto in parità, intanto sta impazzendo il il contachilometri, è fallo, finiti i secondi.
Ma c'è il tempo anche a... No, non lo so. No, ecco. No, okay. Non mi sembra. Quindi tutto in parità, perché ha realizzato 4 punti Martinotti, quindi 100 pari. Vediamo come sta il campione del mondo del 2017. Del rimpallo in una posizione, in una sponda palla che a lui sembrava obbligata come battuta, perché avete visto quanto è passato vicino al pallino. Non poteva sceglierla lì alla battuta. No, la poteva scegliere, doveva tirare più bassa. Pensava di doverla, sì, pensava di doverla, di dover passare vicino al pallino, invece non c'era tutta questa, non c'era tutto questo obbligo. Striscio 2 punti per Primon. Non giocato benissimo, anche perché non attacca la sua, offre questa opportunità di gancio a Martinotti. Se lì era o più lungo o più corto. Martinotti va in ricognizione sulla bianca a guardare l'angolo per realizzare il traversino. Cambio di arbitro adesso sul tavolo di gioco, c'è Giuseppe Caristri. Qualche giorno fa ha compiuto gli anni, 36. 36. 36 o 37, 37 non sì, mi sì. ricordo. La Pina, questo è il suo soprannome. E gancio ben giocato da parte di Alejandro Martinotti, realizza 4 punti. Martinotti in questo senso non cambia mai, tutte le volte che lo vediamo sembra un Torregiani giovane che fa della regolarità il suo cavallo di battaglia, magari non giocatore vistoso, ma con una regolarità impressionante, che la regolarità che l'ha portato a vincere il mondiale nel 2017, così come era successo a Gustavo Torregiani a partire dall'89 a Chiasso. Si è visto un giocatore pragmatico. È successo qualcosa? Hanno invertito i punti probabilmente. Martinotti aveva fatto. Sì, ma anche 106 a 100 c'è qualcosa non torna. No, perché aveva fatto 2 Primone, i 4 punti di Martinotti sono stati dati a Primone. Il parziale è 102 esatto. a 104. Esatto, ora tutto in ordine. E mancano i 4 però. Mancano i 4 a Martinotti. No. Sì, di gancio. Il gancio, sì, perché ha fatto ora... 4 subito che si è messo a pari della carambola, giusto. Ora è tutto a posto. A posto. Ti dicevo di Torregiani, partito nell'89, sembrava una meteora, ma poi invece non lo è stato, semplicemente è uno che con la sua semplicità di gioco era un garista, e la garra, era un garista eccezionale. Io comunque vedo Alejandro tutte le volte che mi capita di seguirlo, chiaramente in competizioni internazionali. Vedo un Martinotti migliorato anche dal punto di vista tecnico, anche nella qualità di colpitura. È un Martinotti secondo me più forte di quello che ha vinto il mondiale. Ancora striscio per Primone. Ma assolutamente sì, anche perché lui non ha mai smesso di frequentare il circuito, chiaramente panamericano. Ha avuto anche dei buonissimi risultati anche dopo il mondiale. Il mondiale adesso per lui ha vinto una roba grossa anche. Cioè, non è stata un'affermazione casuale, insomma. E nel frattempo è un ragazzo che ha lavorato, insomma. L'abbiamo visto anche al Mondiale a squadre, l'abbiamo visto al Mondiale a Pistoia, insomma. È un giocatore che se frequentasse il circuito italiano, in tanti avevano detto dopo la sua vittoria nel Mondiale è stata casuale, frutto sì. della scenografia del pubblico argentino. Sicuramente quello ha influito, però Alejandro, se lo metti nel circuito nazionale, è tra i primi della classe. Insomma. Ma assolutamente. Sono dolori di pancia, come si dice. Sì, sarebbe tra i primi della classe. Assolutamente. Hai nominato il Mondiale di Pistoia, lì al Mondiale di Pistoia ha avuto una sfortuna che Martinelli ha parcheggiato l'astronave nel parcheggio del Palacarrara.
una grande partita. Io sono ancora negli occhi quella partita lì. Fu un mondiale molto emozionante. Mondiale che ha dato là a tanti giovani, a tante novità, giovani, cioè non avvezzi ai primissimi posti, quindi dagli Spadaro ai Marcolin dei tempi, a Rizzo. E anche lui, la Garuffa è veramente un problema alla mezza, dico, su questo tavolo. Ah, che bello, la Vale ci ha mandato tutto il ring dei prossimi tavoli televisivi, veramente bello. La Vale e Mirko, quando si mettono insieme, costruiscono delle cosine belle, interessanti, eh? Sì. E qui errore sulla Garuffa di primo, l'abbiamo visto 7000 volte la tendenza di questo tavolo. No, ma sai che cos'è? A parte la tendenza sarebbe tendenza di questo, sì, di che siamo veramente poco abituati a, io ripeto, l'ho detto ieri quando tu non c'eri, l'avevo in sala quando abbiamo fatto la Next Gen in sala, e insomma erano montati così i biliardi. Fino ai primi 2 o 3 giorni si giocava anche bene, cioè avevano una bella scivolosità, eccetera eccetera. Dopo la sponda del panno ha cominciato a battersi e tiravi il 3 sponde, facevi la Garuffa, poi tiravi la Garuffa, facevi il 3 sponde. Sceglie contromano Martinotti per la presenza del pallino che gli dava un po' fastidio nel posizionamento giusto della battente. Direi che il risultato è ottimo. Strike per Martinotti, 12 punti che sfrutta appieno la biglia libera lasciatagli da Primon, che adesso però ha un invitante scatolino. La colpitura, Leandro, da fantascienza. Invitante qua, lo scatolino, se si figa a tagliarlo tanto, perché sennò gli viene largo. Qui deve proprio marcarlo, perché sennò viene largo. Rilascia, no, entri troppo. Rilascia Filotto. Bravo. Bravo. Il biliardo, lo scatolino, tiro apparentemente semplice sul biliardo che chiude tanto, diventano un banale, cioè devi andare contro volontà. Tanto abbiamo anche visto che la durata media degli incontri si attesta attorno alle 2 ore, Nico? Più o meno. Ancora lo spondabiglia, sembrerebbe. Non ha seguito la mia linea là. Non ha seguito la mia linea, ha fatto largo. Dicevo della durata degli incontri intorno alle 2 ore. È stato sul giusto margine d'errore Martinotti, l'abbiamo fatto il precisino, ma è stato molto preciso invece Martinotti, che ha fatto lo strato però, socio, Ora ti ridò il mouse. Bravo. Giusto una sponda. L'indisposizione di Biondi gli ha paralizzato le orecchie. O parla o ascolta. Cosa ti ho chiesto? No, scusami, ma hai detto? Vai. No, non lo posso dire. Dai, non te lo dico. Vabbè. Intanto ci chiedono, non c'è più il tiro di pareggio, quindi penso si intendesse il pareggiamento delle riprese. No, su nella specialità di biathlon a coppie non c'è il pareggio delle riprese, quindi se chiude il detentore della bianca, la gialla non ha l'opportunità di tirare l'acchito, come invece era al biathlon singolo. Se ci va di bricolla nella massima ingressa ad allungare il gioco, oppure se va di gancio. È entrato di 2, ma lo doveva sostenere un po'
per allungare il gioco. Forse non c'era l'ingresso per i birilli. Buona opportunità di giro per Thomas. Gira a chiudere, vediamo se batte la lunga e torna al 10. Con la, chiaramente con la battente. Ma avvicina all'angolo, molto preciso Thomas, realizza 10 punti. Era difficile non lasciare poi con questa forza e con questa, con questo tipo di conclusione poi uno spondapalla, però uno spondapalla che Alejandro Martinotti deve giocare con la mano sulla sponda, quindi niente di semplice per il campione del mondo argentino. Tanto nel replay una bella conclusione di Thomas. Torniamo in presa diretta per non perdersi lo spondapalla che Alejandro gioca benissimo, realizzando 4 punti. Molto ordinato Martinotti, molto ordinato entrambi, solo una piccola sbavatura per Thomas su quella garuffa che tra l'altro gli è costata anche molto cara in concentrazione. Campione del mondo del 2017 Alejandro Martinotti. Sponda palla anche per Thomas Primón dalla lunga. Anzi, va in passaggio difensivo. Passaggio che forse non gli fa trovare una difesa ottima. Lascia ancora questo spazio di manovra per la bianca. Non ho fatto la corsa della gialla con la figura gialla. Ben giocato questo sponda palla sul largo, realizza 3 punti. L'impatto col pallino però non è favorevole perché lascia una biglia a vista a Thomas. Vediamo se Thomas decide di andare lo stesso di 2 di calcio oppure se giocare un girone. La strada sempre, il girone è libera, ma rinuncia e va di 2. Con questo pallino potenzialmente in arrivo, bravissimo Thomas, 7 punti il suo score e tiene il gioco in difesa. Perfetto Thomas, molto, sempre molto regolare Thomas, si prende pochi rischi, rispetta sempre il gioco. Gancio per Martinotti. Se qualora non avesse la garuffa a disposizione, va a vedere questa porzione di gancio che dovrà allungare al pallino da 3, addirittura può arrivargli dietro se dà una discreta forza, può arrivare dietro al pallino arrivandoci dalla corta qualora lo facesse un po' largo. L'importante è che dia una bella steccata vibrata per far chiudere e far correre poi la biglia bianca. Esaspera nell'ingresso. Vediamo se trova lo stesso il bilanciamento in difesa. Siamo al limite, credo che abbia coperto da un eventuale giro. Tre sponde di calcio. Intanto il nostro regista Tom. Era questo che ti stavo chiedendo, socio. Dicevo che... quanto durano le partite? Abbiamo visto sicuramente più di 2 ore. A parte Zanetti che è durata qualche cosa meno. Tre sponde di calcio per Thomas che trova alla fine una buona porzione rispetto alla forza che gli era partita. Se gli era partita un po' abbondante, se l'avesse presa da birilli, prendendola scarsa, diciamo si è aggiustato tutto. Trova una discreta difesa centrale con la sua biglia molto vicina alla sponda corta. Quindi qui deve stare attento, deve stare sulla palla e scappar via Martinotti. Il massimo ingresso non credo che gli dia i punti da birilli, anzi addirittura aveva il massimo ingresso, l'avevo stimata male. Una bella uscita da parte di Alejandro.
Quella di Zanetti infatti ci dice il nostro Tom, che è durato 1:36, anche perché ha chiuso a 13 riprese, quindi quello che allunga tanto la partita è chiaramente la media che i giocatori fanno a carambo. E Marco ha fatto 1:92 di media. Comunque, in uno dei pochi messaggi che ho letto su Messenger, a media 1:08 generale, assoluta, 1:08 con la media lì, ci sono 5-6 giocatori. Ce n'è tanti. Ah, nel mondo dici? Sì. Ah. Quindi si parla di Blondal, di Sanchez, di Cudron, di Jasper, Zanetti, e mi fermo. Destel Deg. Furtom credo che sia su quella media. Furtom. Allora, Codron, Sanchez, Jasper, Marco, Blondal. Blondal, fine. Ah. Adesso non so gli altri. Evidentemente, poi magari appena sotto, cioè, ma magari cioè, ci sono giocatori. Lì si parlava della noia che potrebbero dare, no? Quando si è parlato che eravamo a cena con Quarta. Chiaro che se ti trovi uno che ti fa un, magari non 1:08, ma ti fa 1:30, ti può dare noia in una partita, anche di più. Noia non lo so, invidia di sicuro. Noia se ci giochi contro, invidia se lo vedi, se lo guardi. Sì. A noi però ci danno solo invidia. Adesso è invidia pura, ma... No, anche perché è affascinantissimo come gioco. Io... No, sai, poi dopo, sarà che io sono proprio malato di biliardo e quindi quando vedo delle biglie che sono sul che tavolo, girano, qualunque sia il biliardo, io lo guardo. Intanto guarda i libellini insieme, eh? Sì. Qual è la mia d'Agata? L'educazione Alessio da cinema. Da 110 e lode. Da cinema. Perché io guardo veramente tutto di biliardo, alla carambola, allo snooker, anzi forse guarda, ti dirò che il biliardo a 5 brilli lo vedo, o Gorizzano lo vedo, dal momento che lo vedo quando lo commento, ti è dirò che un po' meno. Cioè, è quello che vedo solo perché lo commento, se no dedico la mia visione quando ho tempo, quando ci sono gli appuntamenti. Soprattutto allo snooker. Lo snooker, tutto il circuito, no. Non lo lascio. No, anche per un discorso professionale, perché insomma, sentire una telecronaca di cavalli e campagna, c'è sempre qualcosa che puoi prendere. Telecronaca di cavalli e campagna, insomma, c'è di peggio, eh? Lì forse socio. È un obiettivo, è un'asticella che ci dobbiamo che ci dobbiamo guadagnare. Intanto qui si guadagna questo rimpallo Primone, che a carte viste direi. E la cosa incredibile, scusami, è che Campagna, da quanto mi ha dato sapere, non ha mai preso la stecca a mano. Ecco, quello davvero, quello fa riuscire, paura. Ecco, in quello non riuscire a essere tecnico non avendo mai preso una stecca a mano, cioè, secondo me è inimmaginabile che possa aver raggiunto quel livello Andrea, perché Maurizio è un attento conoscitore, è un giocatore. Insomma, Maurizio insomma, è un bel giocatore, è stato. Adesso non gioca relativamente poco, ma però capire le dinamiche. Poi Maurizio ha insegnato tantissimo a Campagna, però certo è che riuscire a capire le dinamiche di gioco senza e fare un'analisi tecnica lì, senza giocare. È vero che ne ha visto tanto, però insomma Campagna ha veramente un livello, poi ha un R moscia veramente deliziosa, io sì io adoro, poi la R moscia la adoro, poi ho detto mi garberebbe davvero, conosciamo già Maurizio, insomma purtroppo non lo frequentiamo per la distanza, però ecco, mi piacerebbe molto conoscere Campagna, a cui ho visto commentare la maratona,
le maratone le commenta Campagna su Eurosport. Cioè, dimmi te, commentare 42 chilometri a una spalla tecnica, ma 42 chilometri di maratona? Mamma mia. Le freccette le fanno in un modo che ti fa spavento. Che ti fai i calcoli a mente in un secondo. E il tutto, e il tutto con la R-Motion. E tutto con la R-Motion. Hai anche tu la passione per la R-Motion, No, quando è appena accennata come quella che c'ha Maurizio è fantastica. Socio, sì, sì. Come quella che c'ha Andrea Campagna è bellissima. Intanto la giocatrice, l'unica giocatrice, la quota rosa di questa manifestazione. Eh sì, inquadrata dalla, che gioca, dal nostro Daniel Bozz. Con chi gioca? Avrà la R-Motion anche lei? Non lo so, gioca con Maginesu, sì. Comunque viva chi ha la R-Motion, socio. Io, una delle mie più carissime amiche di vita, la R-Motion, è il suo fascino più grande. Se-young Park, la coreana. Se-young? Park. Park, sì, l'ho commentata ieri anche lei. Eccola qua. Ecco, e quella vicino a lei è la mamma. Sembrano sorelle, ma sì, è la mamma. Andiamo dalla grossa, di palla pienissima, a fare lunga centro con la battente. No. Witt. Vediamo se trova difesa centrale. Non l'ha mantenuta bene sul centro del tavolo. Non me ne volere, Thomas. Ma secondo me l'ha giocata in candelata, ma non gli è partito l'effetto a sinistra. No, se l'ha giocata così, se no l'avrebbe sbagliata dei 6 metri, ma non mi piace in genere incandelarla quella palla lì, perché col pallino lì se arrivo corto. Poi se me lo becco quello spondeviglia lì ci sto male. Proprio è una regola che personalmente mi sono dato. Andare via da quell'angolo in basso a sinistra. Sì, assolutamente. Tanto Martinotti qui prende il pallo pieno. Tanto, si è alzato con le gambe anche Alejandro. Vediamo la replay se troviamo il difetto tecnico nello scarico del tiro. I difetti, qui ce n'è più. L'hai già detto tu, ma almeno facciamo una piccola analisi. Vediamo. Vedi come si è spostato anche col busto, proprio col fianco. La mandi a rallenti per piacere, Tom. Perché qua c'è anche il timing importante di quando comincia il movimento. E qua sarebbe ancora più bello, potrebbe essersi anche spostato lì. Mandalo pure. Allora, con la mano è stato fermo, relativamente fermo, però vedete che il busto si solleva prima del movimento di steccata. E vedete, mentre entra sulla palla, guardate, mentre sta scendendo la stecca, vedete come la accompagna, anche scavato tantissimo in basso, e secondo me quello è un movimento, questa scavata verso il basso è quella che facilita il rimpallo. Invece se la stecca si lascia un po' più parallela al piano, anche su una presa di palla non ideale, comunque la tua va via, non si ferma davanti. Intanto poi dopo questo giro rivediamo la bella conclusione di Thomas sul traversino. È da apprezzare anche questo bellissimo giro, andare avanti per Martinotti. Difficile, sbagli il facile. Che rimette a posto un po' le cose con questi 8 punti. Fortoma è 1,6 di media. Quindi se parlava di quell'1,6, 1,8. Ringrazio Fabio Gaiotti che mi sta dando tutte queste, che è un italiano. Che questo è il traversino di Thomas, ad andare avanti a girare a trovare la corta dove realizza 10 punti, e poi è venuto il giro successivo di Martinotti. Buona divisione per Primon, che si prende il pallino da 4. Buono, ma non buonissimo, perché qua pagherà sicuramente sul pallino. Sì, uno sponda palla, pallino da 3, poi bisogna vedere se chiaramente saprà ricavare la steola. Quindi bisogna vedere come sceglie. Però una buona divisione da parte di Thomas, è giocata molto bene. Questa si può anche alzare leggermente di forza, a meno che non si prenda proprio una porzione di palla finissima, non c'è il rischio di andare sotto traversino. Quindi giustamente giocata con tanto effetto. Un filo il pallino. Ho subito detto una stupidata, guarda. No, bisogna tenerla bassa, via.
te lo stavo per chiedere, ho detto con che forza la tiriamo. Io la tiro sempre bassa quella forza lì, perché a pagare questo traversino mi girano le scatole in un modo incredibile. Anche perché poi un impatto col pallino aumentando la forza non è nessuna garanzia per forza, guarda, che tu debba trovare Steola. Guarda che bellino, guarda che bellino Michi. Vedere Michi così dietro, eh? Guardalo là. Lì no, loro non lo vedono. Se ce lo può prendere Daniel Bozza con la Dina. C'è anche il fratello della Dina. Questa non mi è piaciuta la forza che ha dato Thomas. Pensavo che la velocizzasse molto di più per ritornare anche sotto il pallino. Secondo me non gli è partito. ...155 a 144. Ci dice Libero Pacciano che su quelle medie ci sono anche diversi coreani, stiamo parlando di una media 1,6-1,7 e qualche turco. Eccolo Miki con il cognato, il fratello della Dina, guarda che bello che è Miki, sbarbato, guarda, preciso. Dai, no, lo prendiamo troppo in giro, prendiamo sul biliardo. Libero Pacciano, i coreani sull'1,6. Sì, sull'1,6. Sì. Allora è corretto quello che mi ha detto Fabio, che con media 1,8 stiamo parlando di quei 4-5 giocatori al morto. Poi ripeto, nell'autonomia di una manifestazione come questa, riprendendo il discorso di Andrea Quarta di ieri sera, anche se ti si presenta uno che fa 1,5 di media generale, ti può dare fastidio. Certo. Chiaro che se cominci però a ragionare sull'1 di media generale, scavi, essendo una gara tra virgolette, la seconda parte è figlia della prima, no? In rapporto di 1-4, no? È normale che se una carambola di differenza mi fa 4 punti di differenza, se me ne fai 10 di differenza, devo fare un miracolo io la partita dopo. D2 non trova una buona porzione di biglia, più che altro gli è partita un po' corta, non lascia proprio a sponda, anche se è tutto un giro da ricavare, potrebbe tirare anche un passaggio perché il pallino non è messo male per arrivarci dietro di Americana, No, messo proprio bene, non male. Deve giocare solo la gialla, se giocherà in questo senso. Sì, certo. Meglio o peggio? Tira striscio. Striscio non mi entusiasma. No, tira passaggio. L'avevo visto. E l'ha giocato anche bravo, molto bene. Bravo Thomas. Fantastico Thomas, bravissimo. Bravissimo. Mi avresti deluso sullo striscio. Ah, a proposito di media 1,8, guarda, un 1,8 si è seduto in tribuna. Chi è? Zanetti. Per il centro della tribuna. Venuto a guardarsi un po' il birilli. Abbiamo chiamato Libero Picciano, se ho sbagliato Pacciani ho sbagliato, scusami. Libero, che tra l'altro è il liberato, non libero. Eccolo lì. Marco Zanetti, il numero uno del mondo. Ma di mezzo colpo? Mi sa proprio di sì. Sì. Delicatissima questa, la prende insieme, non è molto fortunato. Perché spesso e volentieri questa palla si prende così? Perché di colpo sotto arriva carica, poi di colpo in testa e si carrozza. Mi sono risposto a me. Però succede sovente, sì. Si sta guardando la traiettoria dello striscio, se è proprio a palla piena, e sembrerebbe di sì. Se non fosse, ci sarebbe ancora quella che ha tirato prima, Però qua giustamente la difesa ogni tanto va finalizzata e qua Thomas la finalizza discretamente bene, un buon 4. Era difficile trovare un elastico perfetto, perché quando le biglie sono vicine c'è l'elastico per portare la tua sponda e l'altra sponda. È che quando lo striscio non ti esce dalla buca e quindi ti guadagna quei 4-5 punti di corta in arrivo, l'altra te la puoi mettere in tasca, te la puoi mettere. Chiedo sponda biglia per Martinotti. Anzi no, anche lui la vedeva da passaggio. La vedeva da passaggio. Realizza 3. L'abbiamo detto tante volte, sembra una stupidata, però
effettivamente, se vai a vedere, sai quando può essere un po' più bello lo striscio? Quando è leggermente da allargare. Allora la tua non segue di lunga corta, gli salti un filo addosso, vai nell'angolo, anche se trovi la corta con quella, parlo di forza da allungare, eh? Se no, se la tieni corta, vabbè, ma stiamo parlando di un altro tiro. Se no, poi ti succedono cose come queste, no? Magari fai un 4, quello ti tira il passaggio fatto benino, tu hai fatto 4 e poi sei rovinato. Tra l'altro è l'ultimo, no, non è l'ultima, l'ultima partita in corso, è ancora in corso quella di Sandro Giachetti, che gioca con Christoffersen, mi sembra. Tanto Martinelli è riuscito a avere la meglio contro la coppia The Buzz for Tom, ha recuperato Martinelli all'italiana, era tanto avanti la coppia for Tom The Buzz, Martinelli l'ha guarita all'italiana, 201 a 190. Sì, diciamo ha riscattato la prestazione di ieri, che non ha visto un David brillantissimo, anzi... Martinelli, vice campione italiano di biathlon. Sembra orientato a darci di sponda qua. Bravo. Bravo. Molto bene, tre birilli, bravo Aleandro. Sembra poco, ma su queste cose qua, Nico, è di un bravo, di un preciso, di un ripetitivo. E questo sembra, dice, un calcetto di sponda, ma sai, c'era quell'effettino da dargli, quella... Thomas va a cercare di capire se vede lo sponda bidia per il pallino 3. Se ce l'ha di pizzicata può riguadagnare anche l'angolo alla Martinelli, fare lunga con la sua, ma no, in finezza, io e poi un'altra. Averla non perderei la posizione. Se all'entrata di poco effetto la può giocare tranquillamente. Ma io gli darei questa forza qua, proprio solo quella del pallino, così. Perché non aveva l'entrata, perché non aveva, da doveva guadagnare con l'effetto. Se ce l'aveva, che quasi la vedeva, giocarla di sponda palla in finezza, la tua fa lunga, sì, ritorna alla buca. No, sai che cos'è? Che non mi scompongo lì, se ce l'ho di grossa sono sicuro che la mia rimane nella zona lì della buca di centro, che se gioco bene l'altra come forza attaccata alla corta, anche a rimanere a vista non mi dispiace. Nell'altro modo puoi fare la difesa di Castello, no, perché aveva l'entrata, se non aveva l'entrata certo, bisognava la giocarsi e andare a scappare via. Voilà. Non si sfugge niente, Biondi. Ma io ho detto quest'altra eventualità anche. Se ce l'ha d'entrata, fa bene a giocarla così. Lo sai, socio, che non ho i tuoi livelli di tensione. Di 3 Martinotti scivola un po' questa 3 sponde, guadagna, dai, 2 punti. Buon 2. Il sindaco Alberio. Sempre presente il sindaco, eh? Sempre presente, tra l'altro sarà presente anche sia a gennaio sia a febbraio, perché ritorneremo qua a gennaio per la... Abbiamo il campionato del mondo... Campionato europeo, mondo, a squadre. Europeo a squadre, sì. E poi avremo una tappa dell'NBC. E del campionato a squadre. E del campionato a squadre di Serie A. Adesso Paolo Scaramuzzi, il patron, si sta anche interessando per il campionato. Farà qualcosa del bowling? È molto la pista da bowling. Mi ha un po' inquietato ieri, Stefano, ti dico la verità. Quando ha detto. E ci sta che ci buttino anche sul bowling? Sì. Tu ti sei già preso un vantaggio veramente scorretto. No, io mi sono messo avanti, cosa che non fai tu. Quando c'è stata la fusione, tu subito il figliolo al buio. Io sono un aziendalista, lo sai. Sì, sì. Quindi sapevo che aziendalista e ruffiano fossero sinonimi. No, ruffiano. Se ti ci buttano almeno Almeno parti in vantaggio.
parto già preparato, studio. Se poi non mi ci mettono, vuol dire che ho acquisito una cultura personale. Poi chissà, dato che non faccio neanche un brida all'italiana, forse ho più chance per fare al bullying. Un birillo al bowling basta tirarla quasi dritta, un birillo, insomma. Qui deve stare attento anche alla posizione del pallino. Se decide di andare di tre. Ma la domanda è, ma la tireresti di lì? No, la tirerei di due, però. Di due, ma da sopra. Ah, ok. Lì non mi verrebbe in assoluta comodità, però non mi verrebbe neanche in mente di batterla da questo lato qua. Poi magari la fa, ma se sfila sullo scarso, è vero che lo può fare col pallino lì, ma ci puoi anche finire dietro, eh. Marcia, ma marcia era facile prendere la marcia, sì, perché la 30 da attaccare a scendere è più bella se è più attaccato, innanzitutto quella è più una posizione di un'uscita 25. Non è neanche in una posizione dove la grossa interna ti salva bene. È arrivato 1.8, è arrivato. Buongiorno. Lo chiediamo a lui, lo chiediamo a lui. Bravo. Almeno... Ma è vero, facciamolo un po' lavorare. Mi manda anche le carambole di piede. Ce le ha mandate anche a me, se no ero geloso. Ah, perfetto. Ciao Marco. Stavamo parlando delle medie, dei giocatori che hanno su per giù una media intorno all'1.8. Ora noi ne abbiamo individuati 5-6. Quanti ce ne sono realmente che hanno? No, attenzione, parliamo di medie giocate in competizione a alto livello tutto l'anno. A 1.8 ufficiali, credo che ci sono. Sì, forse 5 giocatori in questo momento. Ci sei te, Cudron, Blondal. Cudron non fa più parte di noi, diciamo, perché gioca nella PBA, e quindi è 3 anni che non lo vediamo giocare nelle nostre gare. Quindi c'è Blondal, Jaspers, Sanchez. Sanchez anche è andato nei professionisti, quindi non lo vediamo più. Anche lui ha preso la decisione di andare a vivere in Corea. Allora, Jaspers, Tasdemir, Blondal, io, e poi forse possiamo avere ancora Tran Quyet Chen, il vietnamita, e poi abbiamo Kim Eun-jik della Corea, Cho Myung-woo, questi però regolari, diciamo, sull'1.8 tutto l'anno. Poi ci sono dei singoli tornei dove ci sono anche dei giocatori che possono fare anche 2 di media generale, sì, singola partita, ma su tutto il torneo. No, io parlavo di media gioco generale, sì, media gioco carriera, 5 persone. 7 sono arrivato, escludendo Sanchez, Codron, Saigner, che sono in Corea. Allora, io volevo invece chiedervi una cosa a voi due. Eccoci. Visto dobbiamo che... avere paura? No, assolutamente. Ah, meno male. Però ho notato oggi che noi a carambola dobbiamo giocare con i 40 secondi. Sì. E a 5 birilli ho visto a volte, soprattutto, non so, il giovane danese che giocava con Michelangelo, prendersi un tempo esagerato per decidere che cosa tirare. Anche ad esempio adesso Martinotti è rimasto almeno 1 minuto e 3 quarti o forse addirittura 2 minuti prima di tirare. Allora, volevo farmi un po' promotore di introdurre ad alto livello nelle competizioni più alte anche ai 5 birilli il tempo. Voi che cosa ne pensereste? Io favorevole a 2 mani. Io favorevole 2 mani perché ne ho solo 2. Se avessi la terza, alzerei anche la terza. Assolutamente. Non, anche perché, allora, pensare, cioè, gli extra time, magari mettere un po' più di extra time, mettere 2-3 extra time in una partita, adesso lì c'è da vedere,
sono per il buon pensiero, nel senso che quando c'è da pensare bisogna pensare, e se no a cosa, l'abbiamo detto tante volte anche in commento, se no a cosa stai pensando? Stiamo giocando a un livello altissimo di biliardo, perché poi è una linea, è una borderline, una linea sottile tra quello che è il pensiero, il buon pensiero, e l'ostruzionismo. Quindi io sono assolutamente per il tempo. Tra l'altro abbiamo giocato con il tempo, lì era soltanto, per quanto ci riguarda, una gestione del timer, che però, guarda, ti dico che stanno cercando di implementare. Era proprio difficile fisicamente, avevamo i segnapunti fisici, l'arbitro doveva andare là a schiacciare il bottone, cioè era un po' logisticamente difficile. Adesso si può fare, l'unica cosa, noi dobbiamo capire esattamente quando farlo partire il timer, nel momento in cui si fermano le biglie, come fate voi. Sì, direi proprio di sì, non... ah, io favorevo, se sono da alzare birilli quando sono finiti sì, birilli, diciamo, alzati. Quando poi è il secondo arbitro che deve far partire il timer, no? Quindi o, ecco, il primo arbitro col telecomando. Infatti sta lavorando sul fatto che l'arbitro sia uno solo, perché effettivamente metterne due su ogni tavolo è problematico anche a livello, ti dico solo, di risorse. Capisco. E quindi se si mette in condizione il primo arbitro di azionare il timer, perché i punti se li segnano da soli i giocatori di solito alle gare, però non si può dare l'onere al giocatore di far partire il tempo una volta che si segna i punti, perché quello... Abbiamo provato così una volta a Gallipoli, se non sbaglio, era un disastro. I giocatori gli salta la testa, giustamente, se devono segnare il timer dell'altro. Dici, vado a segnare i punti e poi faccio partire il timer. Se me ne scordo, oppure devo pensare io. È giusto che ci pensi anche un arbitro solo, però con un telecomando, quando ritiene, quando ha finito il suo lavoro di o chiamare il punteggio del pallino o finire di alzare i birilli, le biglie sono ferme quando alzano i birilli. Una volta terminato il suo lavoro, poi con un piccolo tocco fa partire il timer. Mi trovi assolutamente d'accordo, anzi ci trovi assolutamente d'accordo. Te l'ho detto, a due mani e di più se li avessi, no? Assolutamente, no? Anche perché ne va anche a discapito dello spettacolo, innanzitutto. Esatto. Le partite di ritmo sono molto più belle, molto più fruibili, se pensiamo anche nell'ottica televisiva, nell'ottica di diffusione. Diciamo che già il biliardo di per sé è uno sport, diciamo, un po' lento, no? Statico. Perché, ecco, quindi se a mio avviso introdurre il timer nelle grosse competizioni, introdurre, bellissima questa palla, guarda che se magari va anche a fare il pallino, sì, molto era bella. Era uno degli obiettivi di Alejandro, era piccolino realizzarlo, sì, però ce l'ha fatta. Perché con quell'angolo lì il nostro carré che si genera di solito è al 10. Molto bella. Cioè doveva essere il pallino in faccia al 10. Quando è in faccia al 10 qua lo fai spesso e volentieri con quell'angolo lì, la steola. Ma già questa è un'esecuzione perfetta. Esemplare. Proprio. Ormai siamo, anziché l'ingaruffamento, siamo a carré. Cioè ormai siamo avanti, Marco. Alla France. Ormai siamo avanti. L'insegna dell'equilibrio questo incontro. Angolo di prima, deve stare attento a non perdere poi l'angolo successivamente. Perché poi perderebbe l'angolo, arriva a pallino da 3. E qua il come non lo perde, che non riesco a capirlo. Perché o perde l'angolo o perde il traverso. Fantastica. Vediamo. Guarda, si appoggia la sua. L'ha alzata. Bravo. Bello. Perfetto. Bello. Perché, capito, Marco, c'era il rischio di appoggiarsi poi alla corta e perdere il tiro uguale a questo dall'altra parte, ma con il pallino in arrivo. Quindi no, l'ha giocata divinamente, questa, una gestione della battente fenomenale da parte di Thomas. A questo punteggio si è preso un rischio, sì, questo sicuramente, perché se sbagli l'equilibrio ci vai a finire dietro. Che però qui i birilli sono molto più facili di quel che si crede, è la gestione della propria che era difficile. Sì, adesso è arrivato il mio turno di imparare qualcosa, ascoltando voi. Ah, Marco, abbiamo fatto una considerazione stamattina, ti prego, dici che è giusta in diretta, poi al limite se è sbagliata ce lo dici dopo. Parlavamo di una difesa che abbiamo visto, parlavamo del plus. Sì. Che abbiamo notato che giocando il plus. Bellissima anche questa, la replica, mamma di Traversino di calcio, bravissimo. Cosa stanno tirando fuori? Bravissimo, questi due fenomeni.
C'è il campione del mondo mica a caso. Dicevamo, con il plus, spesso e volentieri, visto che si gioca su una porzione di palla tendenzialmente scarsa, è uno dei tiri dove si riesce spesso a far difesa. Se la biglia numero 3 è la rossa. Se la biglia numero 3 è la rossa. Questa ha ragione. Perché se no batte quella vicina a quell'altra. Va bene, oh, abbiamo parlato una cosa in più. Ecco. Ma tu non ti potevi fare. No, però abbiamo notato questo. Chiaramente un plus giocato di misura, se la biglia numero 3 è la rossa, giustamente metti, certo, sei sicuro di mettere distanza tra le biglie. Sai invece cosa non mi sta piacendo? Come sta scegliendo Thomas? Guarda dove era il pallino. Qui avrei tirato il giro stretto forte a pallino. Adesso filotto di seconda e centro-centro? Filotto di seconda e terza, secondo me non arriva al centro. La tiene leggera. Invece guarda, aveva ragione Marco. Sì, però il fatto di giocarla con un po' più di porzione e meno effetto non l'ha agevolato nell'apertura. No, secondo me, come diceva Nicola, la manovra ad andare al centro è una manovra, soprattutto a questi punteggi a 20 punti a chiudere, è difficilissima e rischiosissima, perché, soprattutto se dai questa forza qua. Cioè, mi piace arrivare al centro, se dico tiro le tre corse, lui anche se la vede c'ha 3 metri di biliardo. Ah, ho capito. Se la gioco più grossa, quindi rallento al 10 la mia, no, insomma, anche se la vede se la deve guadagnare. Qui alla stessa porzione, se dà più effetto, corre meno con la sua e si apre meglio l'altra. Alla fine l'ha fatta stretta e la sua ha corso troppo al centro. Quindi doveva arrivare intorno al primo diamante, poco più del primo diamante. Ha gestito benissimo la battente che l'ha portata vicino a sponda. Per noi è la difesa principe, la prima che si insegna. Quando si tira un filotto, qual è la prima difesa? Metti a sponda la tua. Adesso su vede il girone. Girone, sì. Dritto. Con Steola possibile. Gli è saltato un po' troppo sopra. Sì, se avesse fatto il girone era Steola, matematica. Addirittura gli stretti. Anche davanti al pallino. Arriva davanti e non lo realizza. Qua aveva il tiro per entrare in vantaggio e invece l'ha mancato. No, più che altro poteva avere un KO. Se gli poteva fa il pieno quasi un match point. Poteva fare scacco matto qua, Mario. No, attenzione, le partite si vincono quando si arriva a 200. Non credo di dover essere io a spiegarvelo, però ho avuto una discussione con Miki prima. Che con qui stesso angolo, una partita che stavamo guardando 197-190 già l'aveva vista vinta, invece poi il belga ha tirato fuori con Martinelli un salvataggio in extremis e la partita si era improvvisamente riaperta, quindi qui 8 punti, non ha gestito il rimpallo, è andata anche molto bene. Si è messo a 188, già marcati, sì. Beh, qua guarda, tutto sommato diventa più un problema di Alejandro. Sì, anche perché va vicino al pallino da 4. Sì. Angolo. Però è anche vero, se glielo centra si mette a tiro, se gli fa 4-4-8 si mette a tiro anche lui. Vediamo, manca 2 punti. Anche questa. Mi è 6 in totale, bellissima. Non stupenda. È rimasta neanche male. Non è facile qua la stella per Thomas. No, più che altro è che se non la fai la prendi. Nel senso che se gioca di misura poi si becca il 3. Ha fatto anche il 2 di birilli. Sì, 6 in totale. Fantasia, silenzio. Tutti gli arbitri in direzione gara. Io forse la giocherei di calcio per il 3, ma con un po' più di allegria ad allontanare il 3. Io starei lì vicino. Io smezzerei, magari neanche fare il filo. Che tu te la porti via con il 4. No, non credo che. Non credo so che se la voleva così. No, la voleva col pallino da 3. La voleva. Vero? Vediamo se la vede, perché allora dalla telecamera alta le biglie sono la più vicine di qual che sembra. Vede solo il lato sinistro della palla, non vede pieno per il traversino, probabilmente lo può ricavare, ma se lo ricava di seconda di seconda a girare. Ah, è un tiro, una figura di carambola, una cosa così. Ma meglio semplicemente pensare a difendersi qua.
e la in qualche sua... modo di dividere. Gira. È brutta anche la difesa qua, Marco. Ma gioca gira così o gioca la stretta a tornare indietro di centro ci potrebbe stare. No, ma c'è la stretta a tornare indietro al pallino dalla lunga, dai. Ma dici? Secondo me sì. Ah, ha preso pallino. Attenzione, ha preso pallino. Vanno tutte e due dentro. Attenzione. Finita. 8 punti per Thomas. Sì, Bazzica. E finisce così. Mamma no, che rischio. Ma quell'effetto poi l'ha fatto sbandare ancora di più verso il pallino. Esatto. Che finale rocambolesco, incredibile. Quando si tira così vicino con l'effetto, molte volte la biglia all'inizio va nel senso contrario dell'effetto, e quindi... Classico. Bene, io sì. Vi saluto, grazie. Io spero che chiedere ci sia... un'altra cosa, un'altra conferma. Fermo lì. Allora, noi abbiamo detto, quando si gioca il dribbling, almeno così ci ha insegnato l'anticipo. Ci ha insegnato Roberto, si gioca più frequentemente quando una traiettoria va allungata, cioè non che quando si fa la carambola di carré, quando si fa la carambola arrivarci dalla corta, non dalla lunga. Oppure una condizione non riesco ad immaginarmi adesso immaginati di giocare un anticipo con le biglie qua. Manda allo strato. Allora, se tu, noi abbiamo detto gioca di anticipo se la traiettoria da disegnare, che so, è una traiettoria che va larga, cioè una roba di questo anticipo tipo. Anticipo significa passare prima del rimpallo, passare prima del pelo di biglia. Okay. Pelo di palla parte la sì, tua, no? Sì. Abbiamo detto si utilizza di più per quello che abbiamo visto per traiettorie che devono andare larghe. In allungo. Perché e invece dalla grossa se dovessi fare una traiettoria così sì, di carré. Sì. Okay. Così è più facile dalla grossa la seconda linea secondo sì, noi e la prima più dalla larga. Però l'anticipo, il non anticipo è sempre in funzione dei rimpalli. Quindi quindi ecco. La scelta non è in funzione della carambola di come no, ci si deve arrivare. No, è in funzione di quello che ti dice il sistema diamante in base al punto che tu vuoi raggiungere e quindi anche e soprattutto per evitare il rimpallo o magari per favorirti il proseguimento della serie nel caso in cui fai il punto. Se io tiro di anticipo la 2 sarà lenta, però magari quel lento che la porta attaccata alla sponda corta che non va bene, allora posso giocare comunque l'anticipo, però magari gioco l'anticipo un po' più veloce per tirare via la numero 2 dalla sponda corta nel caso in cui io sento che vada ad attaccarsi, per cui anche nell'anticipo più velocità. Siamo lontani, social. Ci siamo buttati. Marco, io ti voglio tanto, tanto bene, ma alcune volte ti odio. Pensavamo anche di aver fatto una pensata intelligente. Perfetto. E dopo lo è. Ecco, io vi saluto. Volevo solo sperare che magari qualche funzionario della federazione abbia ascoltato il nostro commento e pensi seriamente di introdurre il limite di tempo nelle competizioni a massimo livello, che sarebbe una bellissima cosa secondo me. Assolutamente, noi abbiamo votato a due mani, quindi. Se può contare il nostro voto, io credo che non conti, però qualora conti siamo assolutamente d'accordo con te. E allora grazie Marco, grazie davvero di essere stato con noi come sempre, e noi vi ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima diretta nel pomeriggio per gli aggiornamenti, chiaramente seguite i canali social della federazione sia Facebook che Instagram. Buon appetito a tutti, l'ora è quella giusta, da tutto il team del Billiard Channel e dai soci del biliardo. A tra poco.